3.0 Storie digitali alla radio. Qui a 3.0 parliamo spesso di autoimprenditorialità, della possibilità di partire da un'idea, di strutturarla e di trasformarla in impresa. Come creare lavoro. E stavolta andiamo proprio alla fonte per capire quali sono gli strumenti, uno degli strumenti che può esserci amico nel caso in cui volessimo strutturare un progetto di tipo imprenditoriale. Magari semplicemente in divenire, cioè un'idea che abbiamo in testa ma che vogliamo approfondire e capirne anche le potenzialità. Noi siamo qui in studio con Laura Tassinari, direttore generale di Bic Lazio. Buongiorno e benvenuta. Buongiorno. grazie di avermi invitato, buongiorno a tutti. Ecco, come dicevo in apertura, noi raccontiamo molto spesso, anzi diciamo ogni giovedì, nell'appuntamento delle 12.30 il crea lavoro, ossia professioni che nascono proprio dalla fantasia, dalla creatività, dall'intraprendenza e dalla capacità delle persone di mettere su un'impresa, molto spesso lavorando su se stessi, sulle proprie competenze e mettendosi intorno una squadra che possa arrivare al risultato. Bic Lazio, da questo punto di vista, che tipo di strumento può essere? Che tipo di sostegno può dare all'impresa quando è costituita? Bic Lazio, ente regionale. Ma ancora prima all'idea, diciamo, da sviluppare. Bene, allora sì, Bic Lazio è l'agenzia regionale che è all'interno della compagine regionale delle agenzie di sviluppo, in particolare Lazio Innova, la grande agenzia di sviluppo regionale, dà supporto all'origine di nuova impresa e nuova impresa innovativa. E tutto questo lo fa seguendo metodi, modelli e realizzando attività molto lean, oggi si usa questo termine per dire agili, veloci, per dare molto rapidamente l'idea ai proponenti se il loro progetto di impresa e se quello che hanno ideato in realtà si può tradurre in nuova impresa o in nuovo lavoro, in ogni caso in nuove opportunità per una buona, solida economia che dia una speranza, un futuro ai ragazzi che oggi difficilmente trovano un'occupazione di tipo tradizionale e nell'attuale scenario economico e lavorativo, ma che devono sempre di più mettere a servizio del loro progetto di vita e di lavoro la propria creatività e la capacità di ideare e proporre nuove soluzioni, nuovi servizi a quelli che sono i nuovi bisogni. Lei diceva i ragazzi, però società. Per non scoraggiare anche chi è all'ascolto, siccome i dati ufficiali che sono usciti di recente parlano di start-upper, perché poi molto spesso di questo trattiamo, quarantenni, cioè di gente che magari è uscita per varie ragioni, per la crisi, dal mercato del lavoro e ha usato competenze pregresse per reinventarsi anche in maniera fruttuosa. Ma direi quarantenni, ma anche forse cinquantenni. Cinquantenni. È evidente che sono un altro dei nostri target prevalenti, è cruciale per il nostro sistema riuscire a ridare un'opportunità a chi si deve rimettere in gioco per vari motivi, perché è stata estromessa prematuramente dal mondo del lavoro, semplicemente perché vuole vivere una second life dal punto di vista lavorativo, e abbiamo ideato anche i cosiddetti programmi Silver, quindi il supporto alla genesi di nuova imprenditorialità a partire da competenze peraltro molto solide e che sono preziose anche in termini di ibridazione con la creatività invece dei giovani. La nostra funzione, il nostro obiettivo è quello di cercare di contaminare la creatività dei giovani con le competenze delle persone invece più esperte per generare imprese che hanno reale probabilità di entrare nel sistema economico e di resistere al di là appunto di quello che è un breve orizzonte tipico delle cosiddette start-up innovative o start-up digitali. Ecco, visto che personalmente più che al silver mi avvicino al platinum, per vostra esperienza questa contaminazione fra magari l'esperienza organizzativa, manageriale, amministrativa di quarantenni, cinquantenni e l'innovatività e la conoscenza di nuove tecnologie dei più giovani è una possibile carta vincente anche per dare qualche indicazione e prospettiva futura? Ma assolutamente, uno dei pilastri fondanti anche di tutto il nuovo paradigma della cosiddetta industria 4.0.
che prevede. Già avete appunto superato il titolo della nostra trasmissione, che è 3.0. 4.0, ibridazioni di competenze, competenze digitali e tradizionali, artigiani che hanno bisogno di modellare dal punto di vista software per poter replicare più volte e con maggiore efficacia i loro prodotti, ma che per farlo hanno bisogno di delle competenze dei cosiddetti nerd, quindi dei nativi digitali che hanno bisogno dell'esperienza e della capacità progettuale invece dei senior e perché no anche degli artigiani. La possibilità di mettere tutto questo in un mondo iperconnesso, quindi sistemi che dialogano tra di loro, oggetti che dialogano tra di loro, quindi c'è bisogno dell'oggetto e c'è bisogno delle capacità, delle abilitare l'oggetto a comunicare in un sistema iperconnesso, e questo lo possono fare i nativi digitali. Ecco, sembra qualche cosa, no? Si parla sempre per astrazioni, per metafore. Poi ci sono dei metodi, dei format molto concreti perché questo accada e si traduca in attività e in nuova impresa. E questo noi lo facciamo all'interno dei nostri acceleratori, incubatori di impresa su tutto il territorio regionale. Ecco, quanti sono nel Lazio? E soprattutto, come ci si candida a poterci entrare? Cioè, come si propone la propria idea e la si tenta di validare attraverso i vostri strumenti? Abbiamo dei grandi incubatori, acceleratori impresa in tutte le province del Lazio. E sono dei luoghi dove appunto vengono realizzate queste attività, vengono realizzati questi format per generare nuove idee a partire da una sorgente, il cosiddetto crowdsourcing. Quindi noi lavoriamo molto sui social network e sulla rete per riuscire a estrarre periodicamente, circa una volta al mese, un numero di persone o di idee che si presentano a questo punto non più virtualmente ma fisicamente nei nostri incubatori acceleratori per parlare con i nostri esperti all'inizio dei nostri percorsi per lo startupping. E i nostri esperti, i nostri tutor d'impresa e validano oppure nel caso scoraggiano appunto scoraggiano, e che è una funzione altrettanto preziosa, perché dare origine a un'idea che non ha probabilità di avere successo è devastante, soprattutto per un giovane. E quindi validano la possibilità di queste idee di tradursi in nuovi progetti o nuove imprese, e se del caso li mettono in questi percorsi di supporto allo startupping. Un'incubazione che dura quanto? Dura nella sua prima fase poche settimane, circa 6 settimane, proprio perché abbiamo modificato tutte le nostre metodologie tradizionali di business planning in business modeling. Questo significa con le modalità lean, agile, arrivare a validare molto rapidamente l'idea di impresa, e validarla significa semplicemente una cosa semplice: si vende o non si vende il prodotto o il servizio che è stato ideato. Quindi portiamo il team, o aiutiamo i ragazzi a formare un team che molto rapidamente si renda conto se realmente quello che hanno sognato dall'idea, dall'astrazione, deve diventare un prodotto, un servizio. Se è così, comincia tutto un altro film, un altro percorso che prevede la permanenza nei nostri co-working, dove appunto incontrano altri esperti di altre competenze, tutto in modalità sharing economy. L'interazione di cui ci parlava prima. Ecco, mi pare che la metodologia sia completamente ribaltata rispetto a quello che si sentiva dire qualche anno addietro di questi enti regionali come il vostro, un po'
carrozzoni statici e con una filiera dove nonostante la bravura dei suoi colleghi, però il passaggio attraverso il corso presso l'università dove vengono mandati i tutorati, lì dove poi il docente non c'è e manda il suo giovane dottorando a fare lezione sul bilancio d'impresa, alla fine si perdeva il contatto con l'obiettivo e molti rimanevano scontenti. Mi pare che abbiate completamente rivoluzionato l'approccio. Ci siamo trasformati completamente, anche noi abbiamo agito in modalità startup e siamo partiti dall'esigenza. Qual è l'esigenza? È il lavoro. Questo è il grande mantra, direi, di tutte le fasce anagrafiche in questo momento sul nostro territorio. E quindi che cosa serve per creare rapidamente lavoro e sviluppo sul nostro territorio? E partendo dall'individuazione di questa esigenza abbiamo poi ovviamente rivoluzionato anche tutti i nostri modelli di supporto e alla nuova imprenditoria innovativa, nuova imprenditoria digitale, ma non solo. Ecco, la questione infrastrutturale, vale a dire, lì dove l'idea funzioni, poi ci sono problemi che ovviamente non dipendono da voi né dal neo imprenditore di accesso al mercato per questioni di trasporti, di tecnologie, di reti infrastrutturali per l'appunto. Ma guardi, tutto può essere migliorabile. Diciamo che in questo momento non ci sono barriere all'ingresso tali per cui una buona idea non abbia origine. Può non avere un exit straordinaria, non tutte le idee diventano Facebook, non tutte le idee diventano Google, ma quello è un panorama di idee che sono quasi degli incidenti di percorso, no? Imperscrutabili e tra l'altro che vengono perseguite a chi ha come missione cercare di massimizzare il ritorno del proprio fondo di investimento. La nostra missione è di tipo istituzionale, noi vogliamo dare un'opportunità a tutti quelli che hanno una buona idea e ciò non toglie che ogni tanto anche da noi capita l'unicorno, quindi qualcuno che ha fatto un exit straordinaria c'è stato, la prima startup digitale senza notaio ai sensi del nuovo decreto crescita con tutte le sue modifiche è nata all'interno del nostro spazio attivo di Via Casilina e quindi il nostro obiettivo e la nostra meravigliosa avventura quotidiana è quella di cercare di dare concretezza al sogno di chi ha una buona idea e col nostro supporto la vuole attraverso realizzare. Strumenti che, da come ce li racconta, sono davvero agili, snelli, insomma. Finora però abbiamo parlato di ciò che viene definito molto spesso tutoring, mentoring, però dal punto di vista economico, Bic Lazio che tipo di sostegno può dare all'impresa nascente? Nessuno. Nessuno, perché non siamo noi quelli che gestiscono i fondi destinati appunto alla nuova impresa innovativa, ma ribadisco, è quasi l'ultimo degli elementi necessari alla trasformazione di un'idea in impresa. Una buona idea è veramente difficile che non diventi buona impresa per mancanza di fondi. Però diciamo, da quello che capisco, attraverso voi si possono ottenere anche gli strumenti per capire, una volta validato il progetto, come e dove andare a reperire i fondi. Cioè, no, questo affiancamento. Noi abbiamo anche qui trasformato il paradigma, cioè c'è successa una specie di rivoluzione copernicana per cui chi ha i fondi viene da noi a cercare le imprese. E tutti sappiamo che ormai dalle grandi imprese alle medie, agli istituti di credito, gli intermediari finanziari comunque definiti, hanno istituito il loro piccolo fondo per le start-up, no? Adesso è una grande moda. E quindi è evidente che poi per dare in qualche modo, per alimentare questi fondi, hanno bisogno delle start-up e vengono da noi. Chiaro, e quindi, qual è la modalità, cioè qual è il passaggio? Nel senso che voi che avete come referenti queste realtà che possono finanziare questi progetti imprenditoriali, li mettete in contatto? Che tipo di lavoro fate dal punto di vista appunto del lavoro capillare, del reperire i fondi? Un lavoro continuo e diffusissimo
che parte dagli appuntamenti più tradizionali, quindi quelli periodici con gli investitori, i cosiddetti pitch, che fanno molto, molto folklore, sono molto divertenti, ma che sono solamente la punta dell'iceberg. Poi di fatto c'è un lavoro costante e quotidiano di matchmaking tra opportunità di investimento e start-up innovative, ma le voglio dire anche start-up più tradizionali, nelle quali dei business angels o dei cosiddetti coach, quindi che hanno competenze sui vari settori estremamente approfondite, sono disponibili ad investire. Non è necessario partire con centinaia di migliaia o milioni di euro, se non serve mettere in piedi Google, ovviamente, o un'idea di quel genere. E su questo direi che siamo efficaci, stiamo lavorando molto anche sul nuovo strumento degli startup visa, difficile da implementare in un primo... Di che si tratta brevemente, che siamo quasi in conclusione? La possibilità è data ad investitori stranieri, in questo momento è molto appetibile per gli investitori cinesi, di avere un visto nel nostro paese se investono una cifra tutto sommato modesta, circa 50.000 euro, in nuove startup innovative. I cinesi questo lo fanno. Bene, quindi per reperire informazioni sul tutto basta andare sul sito di Biclazio, biclazio.it, per avere dettagli innanzitutto delle opportunità che ci sono anche di incubazione all'interno delle vostre strutture, che come ci raccontava sono diffuse in tutta la regione, e per provare a sperimentarsi, insomma, in modo che qualora non si abbia un'idea già consolidata la si possa testare, insomma, valutare attraverso i coach che sono a disposizione e che possono indirizzarci, insomma, per capire se la nostra impresa ha le gambe per andare avanti e proiettarsi nel futuro. Quindi grazie a Laura Tassinari per essere stata con noi, una buona giornata. Grazie a voi, vi aspettiamo.